Uomini e donne, Alex confuso, due suoi corteggiatori sono usciti insieme. Uomini e donne, Alex Migliorni, esterne deludenti e rivelazione shock su due corteggiatori. Alex Migliorini continua ad andare avanti con le conoscenze dei corteggiatori arrivati per lui nello studio del Trono Gay di Uomini e Donne. Il giovanissimo tronista continua a piacere al pubblico, anche se pare avere qualche problema con i ragazzi che sta conoscendo. Le anticipazioni ci rivelano infatti che il ragazzo è uscito insieme a Claudio A. Alan e ad Alessandro. Con quest'ultimo le cose vanno benissimo. Migliorini è attratto nei confronti del corteggiatore, anche se è un po' frenato dalla sua età. Alessandro è infatti uno dei più grandi. In esterna, Alex ha mostrato in più di un'occasione di apprezzarlo davvero molto, tanto da sentirsi anche in imbarazzo. L'esterna con Carlo, invece, non è andata come sperato. Trono Gay Uomini e Donne, l'esterna tra Alex e Carlo, Migliorini deluso. L'esterna tra Alex e Claudio sembrava essere andata molto bene, ma in studio il tronista rivela la sua opinione. Migliorini dichiara che prima di incontrarlo, non vedeva l'ora di vederlo, ma una volta salutati, si è reso conto di essere rimasto con l'amaro in bocca. A quanto pare, il giovane è deluso dal ragazzo e forse si aspettava molto di più. Le anticipazioni dettagli della talpa del blog Il Vicolo delle News rivela altri importantissimi dettagli su ciò che è accaduto in studio tra Migliorini e i suoi corteggiatori. A quanto pare, il tronista ha molti dubbi su Alessandro, anche se allo stesso tempo pare essere il suo preferito. Anticipazioni Uomini e Donne, Carlo e Alan si conoscono già da prima. Carlo e Alan, entrambi attuali corteggiatori di Alex Migliorini a Uomini e Donne, hanno rivelato di essere usciti insieme lo scorso anno. I due sono andati a cena insieme, ma Alan rivela di essersi trovato molto male. A sua detta, l'altro corteggiatore è sempre stato attaccato al telefono. Chissà se Alex, dopo questa faccenda, son sia ancor più dubbioso e confuso di prima e.